Come sempre nella mattina di Millennium andiamo a incontrare varie persone, le loro attività e le loro passioni soprattutto. E quando si parla anche di gioco è bello far diventare la propria passione per un gioco anche in fin dei conti il proprio lavoro, perché no? È quello che è successo non solo a lui ma penso anche ai suoi soci, a Fabio di SEAL Team Milano 1999. Fabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo detto la passione per un gioco che in questo caso è il software. Di che cosa si tratta innanzitutto, Fabio? Allora, il software è un gioco di squadra in cui si simulano dei combattimenti di fanteria moderna. Due o più squadre si affrontano utilizzando dei simulacri di giocattoli di armi vere, diciamo, e sparano con questi pallini di plastica ad aria compressa. Utilizziamo protezione ovviamente per gli occhi e per il viso. E poi chi è che vince alla fine? C'è qualche tipo di gioco diverso, insomma, o tanti tipi di giochi? No, ci sono tanti tipi di giochi, per carità. Uno organizza, si decide prima di iniziare la giocata le modalità e le regole della giocata. Ci sono vari tipi di giocate, dalla più semplice che può essere la banale conquista della bandiera avversaria, a delle giocate più dinamiche, più complesse, che prevedono magari la protezione, la scorta di un ipotetico VIP, o conquistare degli obiettivi che possono essere dei casolari o degli oggetti scenici adoperati proprio per l'occasione. Visto che qui non ci sono le vernici di un altro tipo di gioco simile, ma qui ci sono soltanto questi pallini, cosa bisogna affidarsi alla verità di quello che dice una persona alla fine? Esatto, il gioco si basa fondamentalmente sull'autodichiarazione della persona colpita, che sentendosi toccata dal pallino deve autoeliminarsi dal gioco gridando colpito e mostrando una pettorina o comunque facendo vedere chiaramente il fatto che è uscito fuori dalla giocata. Una ovviamente delle principali differenze che distingue il software dal paintball è il fatto che, proprio come hai detto, i pallini non marchiano, non lasciano un segno di vernice addosso al colpito, quindi sta tutto all'onestà del giocatore che deve autodichiararsi e tirarsi fuori dalla giocata. A questo punto quanto dura una giocata? Può durare qualsiasi tempo, allora, visto che si può svolgere così in tanti modi. Ci sono vari tipi di giocate che possono avere durate differenti, alcune addirittura che durano 3 o 4 ore all'interno della mattinata. Ma quanti sono i club come il vostro, Fabio, in tutta Italia? Quanto è diffuso questo gioco? Il gioco è estremamente diffuso, i club ormai non si contano neanche più, parliamo di centinaia di club che raccolgono migliaia di persone che giocano tutte le settimane. Una dimostrazione del fatto che questo gioco si sta allargando, sta prendendo piede, è il fatto che stanno nascendo sempre più negozi specializzati di articoli per questa attività. Immagino che ci siano anche poi tra i vari club anche delle competizioni o delle gare o qualcosa di simile, vero o no? Esattamente, ci sono delle competizioni, varie tipologie di gare che accomunano i vari club, si dividono, diciamo, in gare con degli scontri più limitati, a competizioni in cui ci sono lunghe distanze o addirittura lunghe giocate, lunghe durate che possono coprire le 24 o le 72 ore, il cui principale obiettivo è simulare un reale inserimento in un territorio ostile per sabotare diversi obiettivi piuttosto che per raggiungere determinati obiettivi. A questo punto torniamo al SEAL Team Milano 1999. Immagino che il 1999 è l'anno di partenza di questo club o c'è un segreto? Allora, 1999 sì, identifica l'anno in cui ufficialmente si è formato, anche se in realtà era già operante dal 1994. Il nostro è una delle associazioni storiche in Italia e quasi tutti i soci arrivano dalla provincia di Milano e ci ispiriamo principalmente ai Navy SEAL americani. Sono un corpo d'élite della Marina degli Stati Uniti, famosi anche per quel raid in cui è stato ucciso Bin Laden. La nostra associazione ha come filosofia principale la simulazione piuttosto realistica dei corpi speciali americani, sia nelle procedure che negli equipaggi. Quanti sono i vostri soci? A questo punto diamo anche qualche numero in più. Il nostro club è abbastanza grande, abbiamo in questo momento più di 40 soci, con un'età che va dai 18 ai 62 anni. Aspita, per chiudere, ovviamente sono anch'io curioso, quindi che equipaggiamento ci vuole? Voi lo fornite? Dicevi che di negozi specializzati uno può avere il proprio equipaggiamento o cose del genere? Ognuno ovviamente utilizza il proprio equipaggiamento, anche se è possibile noleggiare parte dell'attrezzatura. Fondamentale sono l'uso di scarpe adeguate per proteggere i piedi e le caviglie, le protezioni per gli occhi, protezioni oculari che permettano insomma di salvaguardare la vista. Il socio può dotarsi di tutto l'equipaggiamento che ritiene necessario, dalla tuta mimetica alla buffetteria per contenere i vari parti di ricambio, i caricatori, l'acqua, tutto quello che può servire insomma durante la giocata. Allora, siccome il tempo un po' stringe, io vorrei chiudere ricordando dove giocate. Noi spesso giochiamo sul nostro campo storico nei pressi di Arcore, ma spesso siamo anche in trasferta nelle diverse località del Nord Italia.
Italia. Avvisiamo anche le forze dell'ordine per segnalare dove avverrà la giocata e ci spostiamo coprendo in realtà anche quasi tutto il territorio italiano. Bella questa cosa, quindi se volete avere informazioni cercate ovviamente su internet SEAL Team Milano 1999. Grazie Fabio veramente e buona estate. Grazie a voi.